Come tagliare le unghie correttamente. In questo video andremo a vedere il modo corretto per tagliarsi le unghie e cosa puoi fare per rimediare se insorgono dei problemi. Ascolta con attenzione i consigli relativi ai rimedi nel tagliare e curare le unghie. Ma prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti altri contenuti come questo. Scommetto che anche tu hai a casa un tagliaunghie. Questo oggetto è stato disegnato proprio per facilitare una di quelle mansioni noiose che ognuno di noi deve fare almeno una volta alla settimana o ogni due settimane. Purtroppo però, chi lo ha inventato non si aspettava che questo strumento potesse portare a tante conseguenze negative. Una persona su 20 soffre di unghia incarnita, una situazione in cui l'unghia cresce in modo sbagliato e va a tagliare e ledere la pelle. La lesione crea un'infiammazione, gonfiore e dolore e se questa cosa non è controllata, si può incorrere a infezione. Se l'infezione non viene controllata e curata prontamente, può espandersi, creando ancora più dolore e il rischio di perdere completamente l'unghia. L'unghia incarnita esiste perché per tutta la vita ci siamo tagliati le unghie nel modo sbagliato. È una situazione spiacevole, ma lo è ancora di più se si pensa che è un problema creato esclusivamente dall'uomo e dalla modernità. I nostri nonni non ne soffrivano, e anche le tribù primitive non sapevano neanche che questo problema esistesse. Errore numero 1. Tagliarsi le unghie troppo corte. Errore numero 2. Tagliarsi le unghie a mezzaluna, per seguire la forma del dito, proprio perché il tagliaunghie ha la forma di una mezzaluna. Tu le unghie le tagli rotonde, ma loro crescono dritte e crescendo dritte creano una forza di taglio che va proprio a ledere la cute, creando infiammazione, dolore e infezioni. Rimedi e cure. Cosa puoi fare però se hai già un'unghia incarnita? Ci sono dei rimedi naturali che possono evitarti operazioni chirurgiche o comunque il trattamento antibiotico. Ci sono, e puoi utilizzare questi semplici rimedi efficacissimi, usati da sempre anche nella medicina tradizionale. Primo consiglio. Il primo dei rimedi che ti propongo per curare e superare un problema di unghia incarnita è quello di fare dei bagni di acqua e aceto di mele. L'aceto di per sé ha una forte componente antibatterica. Il pediluvio in acqua e aceto di mele con una composizione più o meno del 50/50 o del 70/30 è un rimedio utilissimo e facile da utilizzare, proprio per evitare l'espandersi delle infezioni. Secondo consiglio. Il secondo consiglio per curare l'infezione dell'alluce in modo naturale è quello di fare degli impacchi con l'aglio. L'aglio è un potente antimicotico, ovvero agisce contro i funghi e contro le infezioni. Prendi 4 o 5 spicchi d'aglio, frullali insieme fino a che non raggiungono la consistenza desiderata e spalmali proprio dove hai l'infezione. Questo trattamento locale è ideale proprio per combattere le infezioni. Non dimenticarti comunque che anche mangiare l'aglio ha effetto antimicotico e senza dubbio porterà dei benefici anche sulla tua infezione all'unghia. Terzo consiglio. Terzo rimedio casalingo, l'utilizzo del filo interdentale. In questo caso, è un aspetto meccanico quello che interviene. Passa il filo interdentale sotto l'unghia, mettilo in tensione e fissalo sulla gamba o sul dito con un cerotto o con uno scotch di carta. La tensione meccanica sull'unghia permetterà di crescere nella posizione migliore, senza andare a ledere la cute. Quarto consiglio. Il quarto rimedio può essere infilare un cotton fioc proprio sotto l'unghia, dove si creano le frizioni. In alcune situazioni, questo procedimento è consigliato, ma bisogna prestare attenzione, perché se non si cambia frequentemente il cotone almeno ogni 6-8 ore, si rischia di creare un maggior focolaio di infezioni e di batteri. Quinto consiglio. Il quinto rimedio, poco comune ma molto efficace, è spalmare del miele nella zona dove c'è l'infezione. Il miele è un concentrato di zucchero e quando lo zucchero è così concentrato, non permette ai batteri di riprodursi. Applicare il miele localmente a livello dell'infezione è una soluzione ideale. È un rimedio naturale sicuro, senza effetti indesiderati, che ha gli stessi benefici e risultati di un farmaco vero e proprio. Sesto consiglio. Il sesto rimedio utilizza il bicarbonato. Il bicarbonato ha una formula chimica che non permette ai batteri di riprodursi, ma li inibisce. Può essere utilizzato efficacemente per la cura della persona. Il bicarbonato può anche essere utilizzato in alcune parti del corpo dove è più facile che si moltiplichino i microrganismi,
come nelle scarpe, sotto le ascelle o nelle parti intime, specialmente nei bambini che sono più proni ad avere infezioni in quelle zone. Sono proprio le tue abitudini a poterti portare a questo problema. Tagliarsi le unghie troppo corte, tagliarsi le unghie male a forma di mezzaluna, tenere il piede sempre in scarpe troppo strette o troppo calde che non traspirano. Questi sono i fattori principali per creare un'infezione, una lesione e un focolaio che può progredire fino a farti perdere l'unghia. Si può facilmente correggere questa cosa, prima di tutto agendo localmente se hai già un'infiammazione in atto, con dei rimedi naturali. Tuttavia, tieni presente che in determinate situazioni è necessario consultare un medico che potrà prescrivere creme antibiotiche locali o un ciclo di antibiotici per via orale se il problema è grave. Una volta finito il ciclo di antibiotici, puoi rimediare facilmente a questo problema utilizzando delle scarpe più ampie, comode e traspiranti o rimanendo scalzo il più a lungo possibile, sia in casa che all'aperto. Raccontami la tua storia. Commenta qui sotto se hai avuto anche tu problemi di unghie incarnite e come hai fatto, magari con qualche rimedio speciale tuo, a combattere l'infezione. Prima di andare via, ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella per non perderti altri contenuti come questo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Grazie mille per essere stati qui su Salute Totale, ci vediamo in un prossimo video. Ciao e grazie!